Buona giornata, ti auguro una giornata felice, felice e calda con i tuoi cari. Punto. Oggi è lunedì 5 aprile 2021, per favore pensa positivamente e vivi bene. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Leone. Punto. Lavoro a Pasqua, perché no? Se siete di turno o vi occupate di sanità, non c'è Pasqua che tenga, l'uovo lo romperete domani. Oggi siete in prima linea e ci state volentieri, consci delle vostre responsabilità per il buon andamento del vivere sociale. Punto punto punto. A ricordarvelo la luna seriosa in sesta casa, la staccano vista, riscaldata di tutto l'entusiasmo degli astri del giorno, il sole, Venere, da quest'oggi anche Mercurio in Ariete, segno di fuoco intrigono al vostro. Punto punto punto. Idealismo dunque la molla che vi spinge a strafare, con un pizzico di rimpianto per le vacanze primaverili di anni fa, quando Pasqua significava casa di campagna oppure una bella capitale europea, ogni anno una diversa, l'autentica sorpresa nell'uovo per conoscere a spizzichi il mondo. Punto. La vostra anima cosmopolita è sempre lì, curiosa di tutto, cultura, tradizioni, letteratura di ogni paese. Tanto per cominciare potreste arricchire la tavola di Pasqua con qualche chicca spagnola, greca, tedesca, tanto per fare un esempio la mona dei Pasqua. Punto. Astro tarocco del giorno per Leone. Regina di coppe. Il rapporto nella coppia evolve in modo particolarmente positivo e si concretizza. La consultante: se questa è donna, una persona sincera, devota, che sa farsi amare, amabile, dai modi gentili e accattivante. L'amante perfetta, la fidanzata, la moglie, la regina del nostro cuore. Un'amica fidata che ci aiuta a venire a capo di una situazione o ad aiutarci in un momento di difficoltà. Punto. Preparatevi ad affrontare situazioni che potrebbero diventare complicate e raccapriccianti. Soprattutto in amore potreste trovarvi di fronte a situazioni al limite dell'inverosimile. Non siate gelosi né permalosi, ma riflettete bene prima di parlare e di prendere qualsiasi decisione. La bussola dell'amore vi sta per condurre in un porto nuovo. Non smarrite la via e tenetevi forte. Punto. Cercate di coinvolgere quante più persone intorno a voi sui vostri progetti e sulle vostre idee, provate anche ad incentivarle ricorrendo a qualche piccola ricompensa o gratifica. Fate uno sforzo oggi per portare a termine qualcosa che avete iniziato da poco, è importante per voi e per le vostre aspirazioni. Non lasciate nulla al caso. Punto. Gli avvenimenti della giornata odierna vi faranno cambiare idea su molte cose e su alcune persone, anche sul futuro avrete le idee molto più chiare e modificherete in parte i vostri progetti. Se siete alla ricerca di un primo lavoro oggi, provate a considerare l'ipotesi di mettervi in proprio con l'aiuto di una persona cui state particolarmente a cuore. Punto. Siate più coinvolgenti in tutto ciò che farete oggi, dovreste essere anche più accomodanti e accondiscendenti con tutti quelli che vi circondano se volete trovare giusti equilibri. Smettetela di piangervi addosso e soprattutto non addebitatevi colpe che non avete, cercate di essere più sicuri nelle vostre cose e chiaritevi le idee sul da farsi. Punto. Aspettate un ritorno? Bene, oggi per i nati di giovedì tra le 11 e le 19 potrebbe essere la volta buona. Molte riceveranno un messaggio gradito e alcuni inviti interessanti, ma occhio a non cadere nelle bramosie di qualcuno che è interessato solo alle vostre lenzuola. Punto. Non avrete problemi di relazione, perché le cose verranno naturalmente, senza che neppure le chiediate. Il partner sarà più accondiscendente del solito. Piano piano, state allontanando da voi tutti i dubbi che antecedentemente vi avevano coinvolto, soprattutto in questioni sentimentali. Punto. Adesso potete recuperare il tempo perduto e lasciarvi scoprire per quello che siete veramente. Punto. A scuola o a lavoro la vostra energia sarà sempre la stessa per tutta la giornata e questo sarà sicuramente anche un vantaggio per voi, che non sentirete il peso di alcuni impegni, sia fisici che mentali. Un pizzico di fantasia sarà quanto vi occorre per trovare la soluzione a un problema di lavoro. Punto. Quadro dei transiti della giornata di Pasqua abbastanza positivo. Nel segno amico fedele dei Gemelli splende un fortunato Marte a sostenere felicemente ogni vostra iniziativa. Gli si accompagna anche il Sole dall'Ariete, vostro nume tutelare,
a infondervi energia vitale e una capacità di creare e realizzare come non sperimentavate da tempo. Urano è tuttavia in questo momento dissonante e proprio dal segno della salute, il Toro. Il pianeta può far sì che non abbiate sempre quella resistenza psicofisica da Leone che vi contraddistingue. Chi di voi nasca in luglio faccia attenzione a non esagerare nei piaceri enogastronomici. Riuscite finalmente a ritrovare buona parte dell'energia e dell'entusiasmo che ultimamente sembravano assopiti. Insomma, il momento di rialzare la cresta e tornare a ruggire è arrivato. Dovrete però avere grande prudenza, possibili conflitti nell'aria. Giornata intensa di lavoro. Per voi cari amici del Leone, avrete una mole di lavoro superiore a quella che vi aspettavate. Questo vi appesantirà ma renderà felici. State ripartendo alla grande. Continuate così. In amore potreste avere un incontro speciale. Siete alla continua ricerca di ispirazione. Tuttavia quello che vi manca è la solitudine, nella quale rinchiudervi e trovare la giusta concentrazione. Ecco, ritrovarne un po' vi assicurerebbe un risultato pieno e soddisfacente. In questa giornata potrete iniziare a provarci, un po' per volta, ritagliandovi degli spazi nei quali chiudervi, lasciando fuori tutto il resto. Se frutterà come credete, verrà tutto da solo, senza bisogno di dover più chiedere a chi vi sta intorno, di lasciarvi il vostro tempo. La sorpresa nell'uovo oggi ve la fa Mercurio, lasciando Nettuno da solo per saltare in Ariete, segno di fuoco intrigono al vostro, già abitato dal Sole, vostro astro guida nonché governatore della lunedì e dalla bella Venere, entrambi calienti, impulsivi e focosi come voi. Malmostosa la Luna, che vi vorrebbe far lavorare anche oggi, ma voi le fate marameo e lei si vendica procurandovi qualche piccolo fastidio. Un sottile mal di testa o di schiena, micio o fido che finiscono per combinarvi qualche disastro in casa da ripulire con notevole imbarazzo. Specie se avete ospiti. Giurate che l'anno prossimo non farete assaggiare loro nulla dalla vostra tavola, per pranzo solo le loro crocchine. Complicazioni e sorprese non sempre gradite messe in gioco da Urano imprevedibile allo zenith in quadratura. Amore ed Eros, l'amore vi accarezza, con un tocco caldo, generoso e promettente, estendendosi non solo alla vostra dolce metà, oggi ancora più appetibile, profumata di cioccolato, ma anche ai vostri figli, alla famiglia e agli amici, ai coinquilini pelosi e all'umanità intera bisognosa di speranza. Nel vostro piccolo vi battete quotidianamente risparmiando energia e facendo scelte ecosostenibili. Tre pianeti in Ariete e uno in Gemelli vi forniscono lo slancio necessario per dedicarvi alle imprese amorose che vi siete prefissate. Se siete in cerca dell'anima gemella, non dovete far altro che volgervi all'albero dei desideri e cogliere la prima mela. Attenzione, però, a non prenderne più di una, di mela e a non farvi cadere. Nel frattempo, di mano tutte e due. Lavoro e denaro, Pasqua o non Pasqua se da fare c'è per turno, o perché siete in settori che non chiudono, come quello sanitario, vi rimboccate le maniche facendo la vostra parte di buon grado. Del resto se tutti agissero così, dall'inizio, forse l'umanità non si troverebbe così a mal partito. Creatività espressa in vari modi, dalla confezione dell'uovo, ai piatti che ammannite, semplici e buoni, ma con effetto scenico incredibile. Finalmente avete tempo da dedicare ai vostri figli, inventando giochi nuovi, oppure rispolverando quelli della vostra infanzia che faranno sensazione. Se, in barba ai costi e al possibile rischio, siete fra quelli che hanno preso il volo per solazzarsi almeno per qualche giorno su qualche spiaggia o in una bella capitale europea, trascorrerete una giornata indubbiamente felice, anche se con un filo di rimorso rispetto ai chi dovrà prendere il vostro posto per alcuni giorni. Ma pazienza, l'importante è andare. Grazie all'influsso benevolo dei pianeti nel vostro segno si apre per voi un periodo senza precedenti di nuova espansione. Garantite successi sia per chi lavora i proprio sia per chi è dipendente. Qual è l'attore del vostro segno che meglio potrebbe rappresentare lo stato d'animo di oggi? Ma senz'altro il geniale Robert De Niro, autentico esponente del vostro segno. Guardatelo in C'era una volta in America girato dal maestro Sergio Leone nell'anno 1984. Benessere,
tutto a meraviglia, salute, bellezza, benessere, e dopo giornate, settimane e mesi così difficili sembra quasi un miracolo, naturale è proprio il miracolo della primavera che ogni anno si riafferma tornando a sorridere, facendo rinascere la natura. Così anche nel mito greco con Persefone rapita da Plutone e Demetra, dea delle messi, che disperata per la sua scomparsa blocca il fiorire della vegetazione finché con una risata, che le sfugge suo malgrado, garantisce il ritorno della bella stagione e la ripresa della vita vegetativa. Un filo di mal di schiena non fa testo e non va preso in considerazione, tutta robaccia invernale. Il vostro umore è piuttosto variabile, fatto di alti e bassi, e la parola d'ordine è relax. Cercate di non farvi travolgere dalle tensioni né in ambito lavorativo, né familiare. Date priorità alla vostra serenità. Per lei, sorriso dietro la mascherina ma sguardo serio, impegnato su fronti importanti, se tutti svolgessero bene il proprio dovere come voi, il virus sarebbe già defunto e il mondo rinato. Fate circolare questo messaggio. Per lui, cultura sempre in prima linea, durante le feste comandate vi piace curiosare quel che succede nel mondo alla stessa data ma con tradizioni, usi e costumi diversi. Anche oggi state sul pezzo, facendo zapping tra vari canali stranieri. Colore delle emozioni, arancione. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.